Sono Miria e oggi vi accompagnerò alla scoperta della Basilica di Santa Maria Maggiore, una delle chiese più importanti della città. Il portale è protetto da due grandi leoni di marmo. Ma non abbiate paura, non mordono. Sono i custodi degli ingressi della chiesa. L'interno è davvero sorprendente. È tutto decorato da sculture e dipinti. Sembra non ci sia un centimetro non decorato. È un capolavoro dell'arte barocca. Il vero tesoro di questa chiesa è il suo coro ligneo, decorato con oltre 36 tarsie. Ma cos'è una tarsia? Beh, una sorta di dipinto realizzato con tessere in legno. Le tarsie della Basilica narrano storie della Bibbia e sono state ideate da Lorenzo Lotto, un celebre artista del Rinascimento italiano. Ehi, ma cos'è questo? È un arazzo, quindi una specie di tappeto da muro. Ce ne sono 25 in tutto. Alcuni sono stati realizzati a Firenze e altri a Bruxelles, in Belgio. Santa Maria Maggiore ospita anche le tombe di due celebri musicisti, Gaetano Donizetti e Johann Simon Mayer, il suo maestro. Su quella di Donizetti, la musa ispiratrice suona tristemente una lira senza corde. E sotto, sette bambini rompono piangendo gli strumenti musicali. Qual è il senso di una simile immagine? Si credeva che nessuno sarebbe più riuscito a eguagliare la capacità creativa del grande compositore, e quindi le sette note musicali mostrano la loro disperazione come bambini piangenti. Spero che questa brevissima visita sia stata interessante e che vi abbia convinto a visitare la nostra città. Ci vediamo a Bergamo!